Sarebbero molti gli aggettivi che si potrebbero utilizzare per il gatto nero con gli occhi gialli utilizzato da Pordenone Legge come simbolo di quest'anno. Di certo con i suoi colori sposa in pieno quelle che sono le caratteristiche cromatiche di Pordenone Legge. Elegante, faraonico, attento, impassibile e curioso. Cabala o scaramanzia? Ognuno ci vede in lui quello che vuole. Sono ben 15 le mostre allestite in vari punti della città in occasione di Pordenone Legge. Si va dalla retrospettiva di Boille alla Galleria d'Arte Moderna a quella dei coltelli di Maniago a Palazzo Mantica, oppure dalle istantanee dedicate alla natura presenti al Museo Zenari a quelle di storia industriale di Zanussi Electrolux alla Galleria Bertoia. Molto singolare sicuramente è la mostra ospitata negli spazi espositivi della provincia in corso Garibaldi dedicata alla book art, ossia opere visivo-scultoree realizzate con i libri. In questa mostra è possibile trovare un percorso completo per quanto riguarda la book art, non solo il libro d'artista che è quello che dà avvio a quella che è la forma d'arte successiva che è la book art, ma è un insieme di opere che abbracciano tutta la tematica. Raccoglie questa mostra non solo delle vere e proprie sculture fatte con i libri, un riutilizzo del libro, una rivisitazione, ma anche una lavorazione del libro attraverso la piegatura delle pagine o l'intaglio, l'intarsio e l'intaglio di parti di libro o di cartoncini che formano delle vere e proprie opere d'arte. La mostra continua anche nelle vetrine della sede centrale di Banca Friuladria Credit Agricole in piazza 20 Settembre. Giovedì consiglio un libro di Erwin Welsh, uno che presenta in anteprima assoluta Pordenone Legge, suo ultimo romanzo, che è Un artista del coltello, un romanzo molto importante perché riprende un personaggio di un altro romanzo che l'ha reso celebre in tutto il mondo, anche per il film che ne hanno tratto, che è Trainspotting, e in particolare questo personaggio che è uno di quei ragazzi violenti, picareschi, strambi dell'antico romanzo, ha una vita molto diversa, è diventato un artista di successo, molto controllato, molto normale, che quando però ha la notizia della morte del figlio avvenuta in Scozia ritorna appunto nel paese che ha visto compiere le sue precedenti avventure e in qualche modo risveglia il suo lato oscuro, un lato oscuro appunto che è di quel personaggio, ma come lo tratteggia Erwin Welsh con tanta ironia anche di tutti noi.